Ciao a tutte! Come sapete in questi giorni sono molto impegnata, infatti non sono quasi mai sulla pagina perché mi sto preparando appunto per i Rimini Comics e, però ho trovato un buchino diciamo per fare questo video perché avevo voglia di fare questo video e mi era stato proposto da una ragazza ed è appunto il video dei miei stickers. Dunque, nel titolo dico che è una collezione, ma in realtà non è una collezione, non sapevo semplicemente bene che titolo mettere. Gli stickers li compro praticamente solo per usarli con la resina. Ho mai provato a mettere una canzone di sottofondo, spero che non dia fastidio. Comunque, ne ho tantissimi. Provo a farvi vedere un'anteprima del pacchetto. Ecco. E adesso piano piano ve li faccio vedere tutti. Allora, questo di Topolino, però è diciamo troppo grande per le cose in resina che ho io e quindi devo riuscire a trovare qualcosa da farci. Ho provato ad abbassare la musica perché mi sembrava troppo alta, comunque. Poi questo che l'ho comprato un paio di giorni fa con le principesse Disney con i fiorellini, sono molto carine. Appena avrò tempo potrò finalmente creare qualcosa. Poi, ovviamente alcuni sono già aperti, molti sono già aperti. Questo con Stitch, anche questi sono parecchio grossi e non so bene come usarli. Questi con Rillakkuma, purtroppo questi non sono stickers, si usano come i tatuaggi, quelli che si applicano sulla pelle e rimangono lì, i tatuaggi per bambini insomma. E infatti, vabbè, io li ritaglio semplicemente, però sono un po' una rottura di scatole. Qui ci sono le istruzioni, si taglia, si schiaccia con qualcosa e rimane sui vestiti, sui bigliettini, quel che sia. Poi, questi di Cinnamon Roll, che come vedete c'è questa spugnetta perché c'è lo sticker, poi una spugnetta per tenere su quello altro che ci sarà sopra. Io l'ho staccato e l'ho usato per la resina. Comunque di solito ce ne sono due, così. Io li compro o nei negozi di cinesi oppure su vari siti, su quelli tipo Kawaii Land, Mods for You, eccetera. Un altro con Stitch, anche questi se non è troppo grassi, questo forse no. Però essendo quegli stickers morbidi non sono tanto facili da usare con la resina. Questi di Tare Panda, questi invece sono minuscoli. Che carini. Oh, guardate questo. Ok, cerco di farvi veloce se no non finisco più. Questi con Winnie the Pooh, anche questi sono in 3D e quindi sono un po' scomodi da usare con la resina. Questi sono sempre a tatuaggio. Ok, questi non sono grandi, di più, cioè, questo stickers lo attaccherei sull'armadio, penso, perché è tipo, non so, sarà 20 centimetri. Sono molto carini, ma sono enormi. Idem questi, questo è ancora più grosso, cioè, è una casa questo stickers, ci potrei vivere sopra. Questi di Rillakkuma. Purtroppo la maggior parte dei miei stickers sono in 3D, sono quelli cicciottini. Poi si incollano a stupida resina. Ok, questi con gli orsacchiotti. Questi con questi coniglietti strani. Questi con Hello Kitty. Hello Kitty farfallina. Questi mi erano stati regalati e di solito questi li uso da attaccare nei pacchetti che spedisco perché con la resina non andrebbero bene perché sono veramente altissimi, anche se sono molto carini. Questi piccini, dai, metti a fuoco. Questi altri, questi li ho comprati non so quanti anni fa, avevo fatto il primo tutorial sulla resina con questi tipo 2 anni fa. Questo non c'entra niente in realtà, era dentro a una cosa che è uscita in edicola per fare i dolci, quindi non c'entra niente. Ci sono anche degli orsacchiotti. Questi sono quasi finiti, di Rillakkuma. Questi mi sono stati regalati. Oh, c'è Rillakkuma. Che carino. Anche questi sono molto molto obesi, anche se sono molto carini. Guardate che carino. Anche questi mi sono stati regalati. Idem. Ho ricevuto un sacco di stickers quando facevo gli swap. Vi ricordo che non li faccio più. Che carini che sono. Anche questi sono dei primi che avevo comprato. Anche questi usati nel tutorial molti anni fa. Quelli di Spank.
questi sono bellissimi, con il cibo kawaii. Questi li ho trovati in un negozio di belle arti della mia città. Vendono alcuni stickers, sono tutti di questa marca. Costano anche una follia, però visto che erano così carini non ho saputo resistere. Coniglietti. Oh, che carini. Questi idem, sono sempre come quegli altri che costavano una follia, però sono troppo belli. Ne vale la pena, insomma, qualche volta. Questi con gli orsetti. Questi li aveva comprati mia madre, in realtà. Non mi ricordo bene per cosa. Anche questi sono quasi finiti, ho lasciato solo quelli piccolini, perché di quelli piccoli piccoli non so esattamente cosa farmene. Potrei fare alcuni pezzi in resina con solo dei pezzi piccoli piccoli, però boh, non mi convincono. Anche questi comprati nei negozi della mia città. Questi mi sono stati mandati, non mi ricordo da chi. Anche questi mi sono stati mandati. Oh, che carino il panda. Questi non mi ricordo, comunque sono dolcetti. Oh, questi sono mamme gomma, li avevo ricevuti in un premio di Giulia Fra Tuttofare, tipo, mi sembra. Questi li avevo comprati io. Questi, oh, come sono carini, ma ce ne sono tanti che non mi ricordavo nemmeno di avere. Ho fatto bene a fare questo video, grazie alla ragazza che me l'ha consigliato. Questi sono molto carini, però molto grossi. E cicciottini. Ci avevo fatto una scatolina con un adesivo di questi, quella con la marmellata, che è venuto un po' maluccio perché appunto è obeso lo stickers, però vabbè dai. Oh, non mi ricordavo di avere questi, che carini! Metti a fuoco su. Anche con questo ci avevo fatto una scatolina, che ho ancora tra l'altro. Vuoi mettere a fuoco? No, non vuole mettere a fuoco, pazienza. Oh, guardate, l'ultimo, con questi dolcetti giganti. Ok, basta, questi erano gli stickers, spero che questo video vi sia piaciuto e niente, spero di poter creare presto e ci vediamo dopo le mie vacanze. Ciao, un bacio!